Ciao ragazzuoli, prima di lasciarvi all'episodio di oggi volevo darvi una notizia bomba, vale a dire che in descrizione, come ben sapete, c'è il mio sito di maglie preferito, ovvero Divise Calcio Top, sito che vi consiglio e sul quale acquisto anch'io tantissimo. Come sapete, su questo sito si possono trovare maglie, tute, kit, insomma praticamente di tutto, e l'offerta fino al 1° luglio era quella di un prezzo comunque già abbastanza basso e in più con il mio coupon, quindi hashtag Marconi, c'era una seconda maglia gratis. E qual è stata la novità introdotta dal 1° luglio? Il fatto che i prezzi siano calati ancora di più, quindi già prima costavano poco, adesso costano praticamente nulla, e se inserite il mio coupon hashtag Marconi avete un ulteriore 10% di sconto. Non abbiamo potuto continuare con la seconda maglia gratis perché vi posso assicurare che costano davvero poco le maglie lì e la qualità è massima, fidatevi, perché sono 2 anni che lo sponsorizzo e lo sponsorizzo perché fa prodotti di qualità. Detto questo, vi lascio all'episodio che, come sapete, è preregistrato come i prossimi da qui fino a fine agosto praticamente, dato che sono in Puglia. Adesso partiamo con l'episodio. Poi la finta a rientrare, il cross morbido per Insigne! È il più piccolino di tutti, ma la prende di testa e porta avanti l'Atletico Madrid. Lorenzo Insigne, primo gol con i Colchoneros. Un gol da fantascienza! Si è inventato l'1-0. Saúl! Che cala il poker! Insigne! Ed eccola qui la tripletta! Fa 7-1! Buonasera dall'Old Trafford di Manchester, questa è Manchester United contro Atletico Madrid, terza giornata del gruppo A di Champions League, gara molto importante per la classifica ma soprattutto per la rivalità che si è venuta a creare tra Federico Marconi e i Red Devils, soprattutto perché un paio di stagioni fa, era il quarto di finale di Champions League, proprio il Manchester eliminò il tecnico italiano alla guida del suo Borussia Dortmund dalla Champions. È vero, il Borussia si è vendicato perché nella stagione successiva, quindi una stagione fa, la Champions l'ha alzata, ma il Manchester non l'abbiamo più affrontato. E dato che non ci piacciono i conti in sospeso, stasera siamo in casa loro, li affronteremo poi anche tra 10 giorni per la sfida di ritorno e proveremo a vendicarci. Copertura e quindi Manchester che può ripartire. Con Lukaku che va verticale, bene da Mata che vuole rientrare su Kimpembe, poi vuole anche la porta e non ha calciato male, con il destro che non è il suo piede, pallone comunque largo da parte dell'ex Chelsea, poi Florenzi, ancora Mata al cross verso il centro con Arnold che mette fuori, raccoglie Rakitic che si gira e poi De Jong, alla fine Oblak con De Jong che non l'ha tenuta, Fred vicino all'1-0 dei Red Devils, palla in calcio d'angolo. Pronto Ivan Rakitic con il destro sul primo palo, Romelu Lukaku, 1-0 Manchester, al 9° minuto, gol che porta in vantaggio la squadra di casa. Griezmann, nello spazio per Insigne, un buon pallone, occhio a Insigne che va in porta, ha il piede caldo in questo periodo, ma stavolta non trova il bersaglio. Lukaku apre bene su Mata, Solano se l'è perso ancora, qua Mata, punta lo spagnolo, mette il cross con Oblak che è uscito al momento giusto, con lieve ritardo ma non eccessivo. Sbaglia però in impostazione Rakitic e allora c'è Gelson, un'altra chance per l'Atletico che sta crescendo in questi ultimi minuti. Griezmann infila un buon pallone per Gelson che la mette in mezzo, poi arriva Simeone che se l'è mangiato in corsa, botta sicura, ce l'ha avuta sul sinistro e ha calciato clamorosamente alto. Stacca De Jong, la palla in qualche modo diventa buona ancora per Simeone. Vuole chiudere l'attacco il primo tempo l'Atletico Madrid. Gelson al centro, Griezmann, sta arrivando anche Insigne, la palla è per Griezmann! Sul fondo! Rashford fa la sponda per Fred, ancora Rashford che fa sfilare, in difficoltà Solano. Corre il 10, al cross morbido, Arnold e poi Fred! Gran gol! Gran gol dell'ex centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Raddoppia il Manchester United con il gol del 17 a 19 minuti dal 90esimo. E si mette male. Fred in verticale per Lukaku, liberato ancora Martial completamente solo dalla parte opposta, palla per lui e c'è anche il 3-0.
c'è anche il 3-0. Manchester United che distrugge l'Atletico Madrid in questa terza giornata del girone. 3-0 per i Red Devils. Invio profondo di Oblak a cercare Simeone. Addirittura guardate dove va Lunin. Stanno avanti ragazzi questi, stanno avanti veramente. E la partita finisce qui. Io non mi sento di fare altro se non i complimenti al Manchester United e a José Mourinho, che si riconferma lo special one. Che dire, ci hanno distrutti il tutto e per tutto. Manchester che si riconferma la bestia nera di Federico Marconi. 3-0, che avremo l'opportunità comunque di vendicare tra 10 giorni, come detto, nella prossima sfida del girone. Ma la gara di stasera testimonia che sarà tutt'altro che facile. Questo l'11 di oggi, con Oblak confermato tra i pali nel 4-2-3-1. Seguono poi Hernandez, che torna dopo l'infortunio, Ake, Alderweireld e Arnold in difesa, quindi Saul e De Jong, centrocampo ovviamente titolare, Lemar al posto di Insigne, quindi Griezmann e Gelson Martins alle spalle di Moise e Ken. Poi De Jong al limite vuole ricominciare da Hernandez, Griezmann se la porta sul mancino, lo vuole provare, è in zona tiro, calcia a giro, palo! Lemar dentro, ancora un buon pallone per Saul che la lascia a Ken, destro, vola Kivrak, Boscagli, occhio a De Jong che è lì e recupera un altro pallone senza fallo, quindi Griezmann in buca, un buon pallone dentro l'area per Ken, se la porta sul mancino, vuole il sinistro ed è un gol da favola per Moise Ken, che torna a titolare e torna a segnare. 1-0 Atletico. Palla buona per Boateng, al limite si gira su Ake, torna Saul, la palla è buona per Valencia, al limite Valencia, Boateng! E c'è il gol dell'1-1. Ha pareggiato il Levante alla mezz'ora, anzi a mezz'ora dal termine, quindi al quarto d'ora della ripresa. 1-1 con il gol del 17. E adesso bisogna avere la forza di tornare in vantaggio. Apre verso Arnold, può salire e anche andare verticale perché c'è il movimento di Gelson Martins. Buona palla per il 18, al centro sempre Ken, fuori Griezmann, la palla dentro per Griezmann! Sempre Griezmann! Arriva col piattone, puntuale, per il gol del 2-1. Torna avanti la squadra di Marconi, col gol del 7, 2-1. La raccoglie Cessar, dobbiamo pressarli un po', perché stanno comunque giocando bene con Pellegrini che è in zona tiro, non lo marca nessuno! E arriva il gol del 2-2, qui si è aperto l'Atletico Madrid però, si è aperto l'Atletico Madrid. Lorenzo Pellegrini, secondo pareggio di fila del Levante, 2-2 a 12 minuti dalla fine della partita. Con Insigne che va da Saul, c'è Correa a destra, arriva il cambio di gioco un po' corto, la palla stava passando ma non so come Rodriguez. Salva il Levante e l'arbitro dice che finisce qui. 2-2, passo falso dell'Atletico ed è il terzo di fila, considerando anche la Champions League. Pareggio 0-0 col Valencia, pareggio 2-2 in casa del Levante. Questo significa che in 2 settimane abbiamo perso non solo il primato da soli, ma forse anche il primato proprio, perché è vero che ha perso la Real Sociedad, ho visto a fine primo tempo era sotto 2-0 con il Real Madrid, però Real Madrid vincendo, infatti ha vinto 4-0, rischia di essere dopo questa giornata da sola in testa. Ora comunque voltiamo pagina perché c'è il Granada in Coppa del Rey e poi chiuderemo questo episodio giocando la sfida contro l'Alaves il 31 ottobre. Chiuderemo anche il mese di ottobre e poi ci sarà il ritorno contro il Manchester. Insomma, tanta tanta roba che vedrete in queste settimane. Vi ricordo, ne approfitto, anche episodio in corso, che uscirà un episodio a settimana, sempre il giovedì alle 19, da qui a fine agosto. Un buonasera, un caldo benvenuto a tutti voi amici. Siamo qui al Wanda Metropolitano. C'è una partita importante che è valida per i 16esimi di finale di Coppa del Rey, competizione che l'Atletico ha vinto già 10 volte, l'ultima nel 2012-2013, battendo addirittura 2-1 i cugini del Real in finale. Io innanzitutto ci tenevo a salutare e ringraziare Federico Marconi per questa opportunità. Io sarò con voi quest'oggi, che è l'andata dei 16esimi e anche il ritorno naturalmente al nuovo stadio de Los Carmenes. Ma adesso siamo pronti per andare a vedere quelle che sono le scelte. Adan in porta, la difesa a 4 con Alexander-Arnold, Lapsho, Kimpembe e Solano. In mezzo al campo c'è Frenkie de Jong insieme a Koke, Correa a sinistra, Mollejo a destra con Insigne alle spalle di Giovanni Simeone. Ma adesso è tutto pronto per questa sfida col boato del Wanda Metropolitano. Inizia la partita.
Subito la squadra di casa in possesso di palla. Questo lancio in profondità per Alexander Arnold, che poteva mettere dietro il pallone per Simeone. Subito il gol di Giovanni Simeone. La partita è appena iniziata e l'Atletico è subito avanti. Che azione dell'Atletico qui, che è andata molto bene sulla destra. Il Granada si è fatto trovare un po' impreparata, ma splendido il cross di Alexander Arnold e la coordinazione del Ciolo Simeone. Mamma mia che gol. Il tocco là indietro, Kimpembe, 1-2, addirittura pallone per Insigne, occhio a zona tiro, Insigne può provare col destro, Rui Silva ci mette i guantoni e mette in calcio d'angolo, ma primi 10 minuti veramente spumeggianti da parte dell'Atletico. Ora Vadillo prova ad allargare, Pineda, attenzione, in profondità c'è Puertas che è solo, lo va a prendere Kimpembe che lascia il posto del difensore centrale, attenzione perché sbaglia il disimpegno, estrema parata difficilissima e importante da parte di Adan che ha salvato tutto qui. Occhio Alex Martinez fermato da Alexander Arnold. Il tocco per Molleco, chiede l'1-2 Arnold, lo riceve, torna anche Alex Martinez che però riesce a chiudere molto bene. Occhio però Molleco strappa il pallone dai piedi di un avversario, Insigne allarga per Molleco, il cross sul secondo palo. Mamma mia, la conclusione di Arnold è centrale e debole. Che azione aveva fatto qui l'Atletico Madrid. Occhio a Vadillo, tocco per Rodri. Il lancio sulla destra per Puertas, attenzione c'è spazio. Al centro c'è Peña che può andare a colpire. Eh sì, aveva messo dentro Peña, ma avevo visto già la bandierina alzarsi. Effettivamente il fuorigioco era abbastanza netto, si vedeva anche a velocità normale, insomma, senza bisogno di replay. Ora Koke, pallone dentro per Insigne, occhio ad Insigne, movimento anche di Simeone, Insigne va col destro sul secondo palo a giro, un gol alla Insigne e raddoppia l'Atletico Madrid. All'apertura del primo tempo aveva realizzato l'1-0 Simeone, alla chiusura del primo tempo ci pensa Insigne dopo la paura perché aveva appena realizzato un gol poi annullato il Granada. Lorenzo Insigne, Lorenzo il Magnifico, decide di chiudere perlomeno per ora la partita con questo destro sul palo lontano. Poi Correa cerca Insigne in mezzo al campo, in mezzo a tante maglie nere, però serve splendidamente Simeone che a sua volta serve Correa. Attenzione a Correa, prova a correre il pallone dentro per Koke che calcia col destro. Il pallone è centrale, facile preda di Rui Silva. Occhio a questa ripartenza però di Peña, ancora De Jong, partita monumentale la sua. Ora Insigne di tacco per Koke che si butta dentro, Simeone lo serve, Koke in area di rigore, Koke col mancino, splendida azione dell'Atletico, 3-0. E adesso veramente giocano sul velluto i calciatori di Federico Marconi, che aveva detto di tenerci tanto a questa partita perché dopo tre partite senza vittoria era importante ricominciare ad assaporare questo risultato. E qui un'azione splendida, un 1-2 centrale con col Ciolo Simeone, col Ciolito. E qui il portiere quasi la prende con la testa, Koke è andato forte col mancino centrale. Alla fine la scelta comunque si è rivelata azzeccata. Occhio al Ciolito perché ancora una volta a recuperare questo pallone serve Insigne. Occhio perché il Granada adesso si lascia sorprendere. Insigne mastica la conclusione, poteva essere il colpo dell'estremo KO, ma l'arbitro dice che può finire così. L'Atletico batte 3-0 il Granada qui al Wanda Metropolitano in un tripudio di colori biancorossi, e quindi in vista del ritorno al nuovo stadio dello Scarmenes può stare abbastanza sereno e tranquillo Federico Marconi, che può stare anche sereno per quanto riguarda la reazione della squadra dopo tre partite senza vittoria. Finalmente torna a vincere l'Atletico e lo fa con una prova straconvincente davanti al proprio pubblico. Dunque vittoria bella convincente quella contro il Granada. C'è un dettaglio, ci sarà la partita di ritorno, quindi è vero che il 3-0 ci rassicura parecchio anche per il calcio che abbiamo espresso, però a dicembre, il 3 per l'esattezza, ci sarà il ritorno appunto in casa loro. Come sospettavo, dopo il pareggio contro il Levante il Real ci ha scavalcato in classifica, è momentaneamente a più 1 e quindi siamo al secondo posto. Giochiamo contro l'Alaves che è a meno 2 da noi in zona Champions. Forza Colchoneros, vamos, per presentarci al modo migliore, come avete visto dal calendario, per l'inizio del prossimo episodio e quindi il ritorno contro il Manchester. Anche lì dobbiamo un attimino rifarci.
Benvenuti alla Wanda Metropolitano di Madrid per l'undicesima giornata della Liga. In campo Atletico Madrid e Alaves, entrambe sono nelle prime quattro di questa classifica che abbiamo visto poco fa. L'Atletico in Liga non vince da due partite, mentre è tornato in generale alla vittoria, come abbiamo visto in Coppa contro il Granada per 3-0, quindi oggi pomeriggio dovrà assolutamente riconfermarsi in vista anche poi di quella che sarà la sfida di Champions contro il Manchester United, ma è soprattutto importante vincere oggi per non perdere la testa della classifica ovviamente più di tanto, e quindi per non far scappare il Real Madrid, e poi soprattutto per difendersi da inseguitrici come ad esempio l'Alavés, che è al quarto posto. Pronto di nuovo Insigne dalla bandierina, sempre col destro, sempre per Hernandez, la palla resta lì, arriva Saúl che calcia alto, vuole ripartire l'Atletico. De Jong con la punta per Insigne che ricomincia di tacco da Saúl, poi ancora Lorenzo Insigne, sta andando Lemar, palla magica di Insigne a favorire l'11 dentro l'area, col sinistro Pacheco, arriva Gelson Martins che di testa punisce e fa 1-0 per l'Atletico Madrid, che va in vantaggio al quarto d'ora col gol del numero 18 che, se non erro, aveva trovato il primo gol in stagione con la maglia dei Colchoneros alla prima giornata, poi però non aveva più segnato, e questo è un gol pesante. Ancora Koke, ma si è svuotata l'aria, quindi palla al limite per Saúl che la lascia a Lemar a giro! Gol meraviglioso! 2-0 Atletico! Thomas Lemar a 12,5 dal 90esimo chiude la partita e sentenzia l'Alaves. Allora, fischia 1, fischia 2, fischia 3 volte, vince l'Atletico, torna a vincere in Liga, seconda vittoria di fila compresa la Coppa del Re e ovviamente secondo clean sheet di fila, e ovviamente dobbiamo pensare anche a questo. Peraltro oggi abbiamo concesso davvero nulla all'Alaves contro il Granada, anche visto il grande turnover qualcosina avevamo concesso. Decide il gol di Gelson all'inizio, quello di Lemar alla fine, ma soprattutto una grande prestazione dell'attacco, della squadra, perché tante volte abbiamo mandato i nostri giocatori in porta, poche volte purtroppo abbiamo segnato. È una cosa che dobbiamo sistemare, però se mi diceste segniamo meno, quindi anziché vincere 7-1 vinciamo sempre 2-0 ma prendiamo meno gol, sono contento. Comunque vince anche il Real Madrid e quindi chiudiamo questo episodio non più in testa ma al secondo posto. C'è derby in vetta perché ci sono Real e Atletico. Ora però pensiamo al Manchester United, o meglio non adesso, tra una settimana, tra 7 giorni, perché per il momento è tutto. Io spero che questo episodio molto complesso vi sia comunque piaciuto, mi auguro che aspetterete con ansia, come fate sempre peraltro, questi 7 giorni, perché saranno 7 da qui a fine agosto praticamente, tra un episodio e l'altro, ma fidatevi che ne varrà la pena. Detto ciò, un bacione, never give up e bella regà! Call me when you're in the city again. My head just went.